Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a questo ennesimo appuntamento con Bordeaux Edizioni, questo incontro per la presentazione di un libro che noi riteniamo ovviamente molto importante, avendoci lavorato molto. Io sono Felice di Lernia e collegato con me, potete vederlo, Maurizio Coletti, che saluto. E con Maurizio abbiamo curato la pubblicazione in edizione italiana di questo libro che si chiama Tra segreto e vergogna, la violenza filoparentale. E siamo qui oggi per presentarlo per la prima volta al pubblico italiano. E è un libro che copre dal nostro punto di vista un vuoto enorme, perché il tema della violenza filioparentale non ha mai goduto dell'attenzione degli addetti ai lavori dal punto di vista della produzione editoriale. Nelle ricerche che noi abbiamo fatto nei, insomma, circa 2 anni di lavoro che hanno preceduto la pubblicazione di questo libro, abbiamo, come dire, registrato, Maurizio, correggimi se sbaglio, soltanto un articolo su una rivista specializzata che in qualche modo faceva riferimento a questo argomento, del quale ovviamente subito andremo a parlare. Io però voglio per correttezza subito specificare di che cosa stiamo parlando, vi faccio rivedere la copertina. Questo libro è uscito nella sua versione originale in Spagna. Il curatore del libro è Roberto Pereira Tercero, che è uno psichiatra, psicoterapeuta familiare, direttore della scuola Basco Navarra di terapia familiare, ma direttore anche di Euskarri, che è un centro pionieristico in Spagna nell'intervento sulla violenza filioparentale. E Roberto Pereira è anche presidente della Società Spagnola per lo Studio della Violenza Filioparentale ed è presidente anche della Rete Europea e Latinoamericana delle Scuole Sistemiche. Quindi, diciamo, un professionista di grandissima esperienza, di grandissima competenza, che verosimilmente per primo ha messo a fuoco con il suo centro che è specializzato appunto nell'intervento sulla violenza filioparentale, questo focus di intervento sul quale oggi diremo alcune cose, e ha pubblicato pochi anni fa, pochissimi anni fa in Spagna, la versione appunto spagnola di questo libro. Libro che abbiamo intercettato, abbiamo ritenuto essere di assoluta importanza, di assoluto interesse e ci siamo immediatamente attivati con Maurizio per mettere a disposizione degli addetti ai lavori italiani, del mercato editoriale e professionale italiano, una versione che fosse utile e utilizzabile sul nostro territorio. E quindi ci siamo occupati in particolare di una traduzione accurata del libro. Maurizio Coletti ha scritto anche l'introduzione all'edizione italiana. Io mi sono occupato in particolare dell'editing relativo a tutte le parti tecniche e scientifiche del libro. E poi abbiamo chiesto a un caro amico, un grande professionista anche lui, che è Alessandro Rutelli, di dedicarci per questo libro un capitolo che è riservato appunto alla presentazione della situazione italiana in materia di violenza filioparentale. Alessandro Rudelli, lo dico per chi non lo conosce, è un criminologo consulente del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'azienda sociosanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano e soprattutto anche un giudice onorario dal 2007 del Tribunale per i minorenni di Milano. Il capitolo curato da Alessandro Rudelli, un capitolo molto importante perché in qualche modo rende possibile il radicamento di questo libro anche sul territorio appunto italiano. Devo dirvi subito in premessa una cosa importante: quella che noi stiamo facendo oggi qui è la presentazione del libro, ma come molti di voi già sanno, sabato mattina noi terremo un vero e proprio seminario in videoconferenza, un webinar su questo argomento, dedicato, riservato agli addetti ai lavori, ma in realtà aperto a chiunque abbia voglia di ascoltare. E la differenza è, diciamo, di tutta evidenza, nel senso che oggi presentiamo il libro, facciamo un'introduzione, al tema,
mentre sabato mattina faremo un vero e proprio seminario di un paio di ore. Ci saremo di nuovo io e Maurizio Coletti, ovviamente, e ci saranno anche appunto Roberto Pereira e Alessandro Rudelli, che interverranno per portare un contributo approfondito al lavoro che ha riguardato questo libro. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, come vi dicevo, di un tema che ha colpito la nostra attenzione di addetti ai lavori, di persone che si occupano da sempre di morfologie familiari, per quanto mi riguarda, di terapia familiare, di terapia sistemico-relazionale per quanto riguarda Coletti, direi anche entrambi da sempre ci occupiamo del lavoro che le persone fanno in questo campo, quindi non soltanto del campo di interesse in quanto tale. Ci ha colpiti perché questo libro mette a fuoco un tema che, come vi dicevo in partenza, i radar dell'editoria, della scrittura, della, come dire, produzione di materiali scientifici non aveva mai intercettato. E questo ci dice che probabilmente non era stato intercettato neanche il fenomeno in quanto tale. Allora diciamo subito una cosa sul fenomeno per inquadrarlo. Come giustamente Roberto Pereira scrive nel libro, quando parliamo di violenza filio-parentale, anzi per la precisione di nuova violenza filio-parentale, parliamo di un fenomeno a sé stante. Noi siamo abituati nel nostro paese, molto abituati, a mettere, come dire, a tema, a mettere in questione la violenza sui minori, la violenza che, come tutti quanti noi sappiamo, tendenzialmente, in grandissima percentuale, è un fenomeno che si consuma nelle mura domestiche, nella mura, insomma, familiare, all'interno della rete primaria dei rapporti della vittima. Siamo assolutamente abituati a ragionare in termini di violenza di genere, manca questo, insomma, ragionamento complessivo, il tema appunto della violenza filio-parentale, che è la violenza agita dai figli nei confronti dei genitori, o per essere più precisi, dai figli nei confronti delle figure genitoriali, in senso, come dire, un po' più ampio, nel senso che ci si riferisce alla violenza che i figli agiscono nei confronti delle figure che svolgono nella loro vita una funzione genitoriale, ma genitoriale in senso stretto, quindi genitori innanzitutto, ma è chiaro che ci si potrebbe riferire a un nonno, a una nonna, uno zio, a una zia, se questi ha svolto in maniera radicale e, come dire, sostanziale la funzione in senso stretto di genitore, quindi non un allogenitore, un genitore ausiliario. Bisogna specificare subito una cosa molto importante. Quando parliamo di violenza filio-parentale, parliamo di una violenza che non si inserisce nel quadro, nel novero di altre psicopatologie. Quindi noi non parleremo di violenza filio-parentale nel momento in cui, per esempio, questa violenza dovesse essere agita all'interno di un quadro caratterizzato da una dipendenza patologica, la cui fenomenologia, come insomma acclarato, insomma, da sempre, non solo dagli addetti ai lavori, ma da tutti quanti, comporta anche agiti di violenza anche molto pesante, ma che sono però riconducibili appunto all'esperienza, alla condizione di dipendenza patologica, ma anche non si inseriscono in un quadro psichiatrico, come dire, ascrivibile in maniera, diciamo, precedente anche, ma anche insomma successiva, in un quadro psichiatrico caratterizzato da diagnosi precise alle quali va ricondotta questa violenza. Nel caso della violenza filio-parentale, come dire, noi registriamo, come dire, una sorta di neologismo nosografico, nel senso che dobbiamo, come dire, scrivere una vera e propria nuova pagina di questa, insomma, delle dinamiche complessive all'interno delle quali, a valle delle quali, vengono agite situazioni di violenza. Ci tengo a precisare che quando parliamo di violenza filio-parentale parliamo di violenza a tutti gli effetti, di violenza agita, di violenza pesante. Questo libro è un libro che si caratterizza, insomma, ha tutte le caratteristiche per essere un manuale molto importante, perché ha alcune parti
teoriche introduttive che inquadrano la questione da un punto di vista concettuale, epidemiologico, anche direi sociologico, antropologico, e poi ci sono numerosi capitoli di studio di caso nei quali i collaboratori, i professionisti che collaborano con Roberto Pereira ad Euskarri, quindi a questo centro pionieristico di intervento sulla violenza figlio-parentale, presentano dei casi emblematici di studio. La lettura di questi casi è una lettura, come dire, molto, molto suggestiva, molto interessante, perché ci consente di fare un'immersione concreta e reale, molto succulenta per gli addetti ai lavori che potremmo, così, per, se proprio volessimo, circoscrivere il novero degli addetti ai lavori che potrebbero trovare questo libro molto interessante. Beh, sicuramente gli operatori, insomma, le persone che operano in campo psicologico, psicoterapeutico, gli assistenti sociali che lavorano con famiglie che presentano questo tipo di problema, i giudici onorari dei tribunali per i minori, ma anche gli educatori che lavorano in situazioni, penso ai progetti di assistenza domiciliare educativa, di educativa territoriale, di supporto alle famiglie in difficoltà, trovano in questo libro moltissimi spunti di apprendimento. E ultima cosa, nel capitolo di Alessandro Rudelli noi scopriamo qual è la misura di questo fenomeno in questo paese. Scopriamo che è un fenomeno che nel nostro paese viene percepito, intercettato dai radar dei servizi, in questo caso per esempio dai radar dei servizi dei tribunali per i minorenni del nostro paese, a macchia di leopardo. Scopriamo che ci sono aree nelle quali questo fenomeno sembra non essere intercettabile, non è censito, non viene annoverato tra i casi di cui ci si occupa, e poi ci sono tribunali come quello di Milano che all'interno, diciamo, di un'interpretazione complessiva di una problematica come questo registra centinaia e centinaia di fascicoli all'anno. È chiaro che qui si pone anche un problema, come dire, interpretativo, diciamo, quali sono le categorie attraverso le quali i tribunali di turno concettualizzano il fenomeno e lo inseriscono nei ranghi, insomma, dell'organizzazione del loro servizio. Ora, tutto ciò premesso, io cedo la parola a Maurizio Coletti, che fra di noi, insomma, è il tecnico che, diciamo, con maggiore attenzione, insomma, ha seguito questo fenomeno e ha voluto che si lavorasse insieme. Io lo ringrazio molto per questa opportunità, ha voluto che si lavorasse insieme a questa pubblicazione e che, come dicevo, ha curato l'introduzione all'edizione italiana. Quindi, Maurizio, ti cedo la parola affinché tu possa ulteriormente presentare il libro al nostro pubblico. Sì, grazie. Come hai già affermato, è un libro in cui io, te e le Bordeaux Edizioni abbiamo creduto, perché effettivamente nel nostro paese si parla poco di questa dimensione del problema. Abbiamo detto che non è la violenza ai minori, abbiamo detto che non è la violenza tra adulti, che sono sempre due dimensioni che si realizzano all'interno delle mura domestiche. Abbiamo detto che non è qualcosa che ha a che fare con altre questioni di carattere psicopatologico, cioè lì dove entrano ad esempio violenze verso i genitori dei consumatori di sostanze, come tu hai ricordato, come Felice ha ricordato, non entrano nemmeno quelle situazioni in cui i genitori sono vessati dai figli, per esempio psicotici. Allora cos'è che rimane? Rimane un insieme di condizioni e di situazioni che vede lunghi percorsi di violenze fisiche e psicologiche dei figli verso i genitori. Quindi una condizione magari sempre presente, ma, come veniva già detto, poco conosciuta. Io vorrei citare proprio la definizione di violenza filoparentale o di nuova violenza filoparentale che il libro propone.
l'insieme dei comportamenti reiterati, quindi si tratta di processi e percorsi lunghi, di aggressione fisica, colpi, spintoni, lanci di oggetti, verbali, insulti ripetuti, minacce, o non verbali, gesti minacciosi, rotture di oggetti, dirette ai genitori o agli adulti che prendono il loro posto. Per cui effettivamente, come diceva Felice, c'è anche la possibilità di immettere, di introdurre in questo percorso anche quelli che fanno i genitori magari temporaneamente, per esempio gli educatori di una casa famiglia, lì dove si creassero queste condizioni, c'è una violenza dei figli verso i genitori. Il libro spiega anche bene il concetto di violenza, c'è un lungo capitolo a cura di Juan Antonio Abeijón che parla della violenza, parlandone come un insieme di comportamenti che ha a che fare con un contesto. Cioè la violenza in sé da sola è poco comprensibile, se si reintroduce dentro ad un contesto, dentro al contesto, ai contesti dei quali fa parte, riassume un significato intanto di comunicazione e poi di una certa comunicazione molto aggressiva, ma anche molto disperata. Quindi un capitolo di questo tipo cambia abbastanza le carte in tavola, no? Non è una violenza gratuita, né tantomeno una violenza intesa come il violentatore per eccellenza. In un'altra parte del libro si dice che i ruoli di vittime e carnefice in queste famiglie possono cambiarsi, cioè il violentatore diventa la vittima e la vittima prende il suo posto. Un'ascoltatrice ci dice: a che età? Bene, quello che i nostri colleghi ci dicono, spagnoli, ma quello che Rudelli propone all'interno del suo capitolo riguarda soprattutto l'adolescenza, la tarda adolescenza, l'età del giovane adulto. Quindi, se possiamo sistematizzare un'età, 13-14 anni fino a 20-21 anni. Allora, questa è la fascia di età che può riguardare la violenza filoparentale e sono dei percorsi che a volte possono durare molto perché, come il libro ci dice, come il titolo del libro ci dice, il segreto e la vergogna sono due massi giganteschi che rendono molto difficile il far uscire fuori dall'insieme della famiglia questi problemi e quindi chiedere aiuto in qualche maniera. Felice diceva anche che il problema in Italia è percepito poco percepito intanto dall'editoria, sì è vero, questo è il primo libro che esce su questo, poi dalle collettività scientifiche, perché da modesto conoscitore del campo non ho mai sentito parlare di un workshop, di una comunicazione, una conferenza, di una plenaria, di un convegno su questi temi. È anche poco conosciuto da quell'insieme di soggetti che sono soprattutto i tribunali e i servizi sociali, che sarebbero deputati, poco conosciuto per questo, conosciuto per l'esistenza di questa condizione, ma poco conosciuto per la possibilità di lavoro su questi argomenti, su queste situazioni. È molto importante la parte a cui Felice ha fatto riferimento, no? 6 casi clinici, 7, adesso non ricordo nemmeno, pare che siano 7 casi clinici, che mostrano come nelle diverse condizioni sia possibile fare un lavoro durissimo, molto ben specificato, molto ben diviso in fasi, che permette di recuperare quello che è un tanto una pacificazione del sistema
e poi anche un'evoluzione in termini positivi del sistema familiare. Direi che questi sono i punti fondamentali del libro, ma diciamo, come se fosse un giallo, è chiaro che intanto vi rimandiamo a sabato prossimo, ma poi soprattutto non si dice chi è l'assassino, ti pare, Felice? Certo, assolutamente. Devo dire che questo è un libro che è stato curato con grande onestà intellettuale da Roberto Pereira e dai suoi collaboratori, perché non è una mera come dire, operazione di presentazione dei propri successi terapeutici, perché anzi invece vengono esposte con grande franchezza e con grande utilità le fatiche, le difficoltà di un intervento di questo tipo. Tu hai giustamente fatto accenno al titolo del libro, Tra segreto e vergogna. Perché i radar dei nostri servizi non intercettano questo tipo di problema? C'è soltanto c'è un problema a monte o c'è un problema a valle o ci sono entrambi? Cioè c'è una, come dire, disabitudine, una incapacità di cogliere il problema nelle sue specificità e nella sua portata, o manca, come dire, la dichiarazione in partenza, cioè manca la segnalazione. Ora, quando noi abbiamo cominciato a occuparci di questo argomento, abbiamo cominciato a lavorare su questo libro, abbiamo fatto un po' di giri tra, insomma, le persone che conosciamo, tribunali, e insomma la risposta, devo dire, è stata univoca. Qui c'è un problema di fondo. Denunciare, per esempio, alle autorità giudiziarie, denunciare alle forze di polizia, alla magistratura, ai tribunali per i minorenni nel caso di minorenni, ma a volte denunciare anche ai propri parenti, ai fratelli, agli zii, ai nonni, che il proprio figlio o la propria figlia ti picchia, è un'operazione troppo faticosa, che rimane, come dire, imprigionata in questa dinamica di segreto e di vergogna. Io mi permetto di dire, per usare un'espressione che appartiene a un campo semantico non esattamente il mio, che questa, diciamo, è una ferita narcisistica difficilmente sopportabile e integrabile, perché se è vero che gran parte, insomma, come dire, dei ponti di relazione che gli adulti, i genitori creano col mondo circostante passa attraverso i propri figli, al punto che, insomma, per esperienza ciascuno di noi sarebbe portato a fare la tara ogni volta che un genitore decanta i meriti, le qualità dei propri figli, adesso senza, come dire, scomodare la saggezza popolare e tutti i detti relativi a ciò, è chiaro che confidarsi e addirittura attivare una procedura giudiziaria di polizia nei confronti di un figlio che ha l'abitudine di picchiarti anche in maniera molto pesante, è evidente che solleva delle resistenze pesantissime. Ecco, noi crediamo che questa sia in assoluto la motivazione fondamentale per cui i servizi pubblici e privati del settore non intercettano questo tipo di domanda. Cioè, sicuramente, come dire, manca il reagente, sicuramente, nel senso che non è una cosa che noi andiamo a cercare, gli operatori non cercano, perché non rientra nel novero, diciamo, nella nosografia ufficiale delle dinamiche di violenza all'interno di una famiglia. Se rientra, rientra perché è legato ad altri problemi, come abbiamo detto, cioè la dipendenza patologica o altre psicopatologie conclamate, ma non in questi termini, e però fondamentalmente questo è un problema che non viene dichiarato. Ecco, io credo, Maurizio, che da questo punto di vista il nostro seminario di sabato mattina, vi ricordo che sabato mattina noi terremo insieme a Roberto Pereira e a Massimo Rudelli, che insomma sono tra i protagonisti principali insieme a noi di questo libro, terremo un seminario in diretta, in videoconferenza, quindi un webinar, nel quale, quindi a valle della presentazione di questo libro, approfondiremo le componenti più scientifiche, più, diciamo, tecniche di questo libro. Questo incontro di oggi è stato pensato appunto più come una presentazione del libro in quanto tale, mentre sabato mattina aspettiamo gli addetti ai lavori per appunto approfondire nel dettaglio, nei limiti del possibile, per quello che è possibile fare in videoconferenza, i contenuti principali del libro.
Sì, non so se... intanto volevo dire che sui social o direttamente sulla pagina Facebook del Bordeaux Edizioni troverete tutte le indicazioni per collegarvi completamente gratuitamente a Zoom, la piattaforma scelta per questo webinar, e quindi per dirvi anche che l'orario prevede un avvio dei lavori alle 10:30, quindi vi aspettiamo lì. Volevo aggiungere un paio di considerazioni a quello che ha già esposto Felice. L'esperienza che non vuole essere, diciamo, addirittura trionfalistica degli spagnoli, loro non sono per niente trionfalisti sulla loro capacità di intercettare da una parte e poi dopo di trattare dall'altra situazioni di questo tipo. Parentesi nella parentesi, si tratta di violenze fisiche ma anche psicologiche, eh? Quindi, per esempio, questa idea della minaccia verbale è una questione molto ruvida, perché non rientra direttamente in quello che è la violenza intesa come violenza fisica. Ma ecco, loro hanno intanto l'esperienza che alcune famiglie in presenza di alcuni familiari in presenza di servizi e sistemi di intervento che sono competenti per questo, arrivano anche spontaneamente. Un paio dei casi presentati nel libro sono di questa dimensione. Per cui è possibile sempre pensare che una volta che sia possibile superare segreto e vergogna, le persone trovano anche spontaneamente, senza passare per i tribunali, prima di passare per i tribunali, qualche tipo di risposta di tipo competente. La seconda questione è che io mi sono fatto anche l'idea che uno snodo, certamente non così cruciale come quello del segreto della vergogna che ha citato Felice, ma sia quello del come lavorano i tribunali. E cioè i tribunali non hanno probabilmente, i tribunali per i minori soprattutto, ma quando diventa adulto il figlio, anche i tribunali ordinari, non hanno, a parte non hanno probabilmente la competenza, ma non hanno gli strumenti per costringere questo nucleo familiare così problematico a farsi aiutare. Non ci sono strumenti di questo tipo. Nel paese iberico, che abbiamo più volte citato, i magistrati possono indicare l'intervento specifico di lavoro familiare a coloro che hanno presentato la denuncia, agli stessi figli violenti, e molto, molto spesso questo indicare è coattivo, altre volte è un po' meno coattivo, però ci sono strumenti che io, come diciamo, che non sono un esperto né legislatore né tantomeno legale, ma ci sono degli strumenti che possono permettere l'avvio di questi tipi di processi di tipo cambiamento terapeutico. Questo è l'esempio del libro, gli esempi presentati nel libro sono altrettante possibilità, sia della scelta volontaria, che ovviamente per noi che facciamo questo lavoro con le famiglie è molto più apprezzata, perché chiaramente si fa un po' pulizia di questa storia di dire sì, io sono qui, però mi hanno costretto, no? È una grande difficoltà per noi che lavoriamo. Quindi invece vengono lì perché chi più chi meno vuole stare lì, vuole aprirsi, vuole parlare del problema, vuole cercare di trovare le soluzioni. Ma sia anche di situazioni che sono andate bene, alcune, altre meno bene, di situazioni in cui c'è un invio coatto o semi-coatto della famiglia al servizio di competente. Servizi competenti, che tu hai citato Euskarri,
ma che sono sorti un po' in tutto il paese, proprio a partire da quell'esperienza, e che ora sono in moltissime delle comunità autonome, le nostre regioni della Spagna. Quindi si è moltiplicato sia il tipo di spinta, si è moltiplicata l'esigenza, che anche la pratica di lavoro con casi di questo tipo. Nuova violenza filo parentale. Ecco, tu mi, come dire, rendi possibile, alzi la palla, come si suol dire, per una schiacciata fondamentale, diciamo, nell'ambito di questo incontro, della presentazione di questo libro, ed è il perché abbiamo deciso di lavorare a lungo, io e te, a questo libro, di curarne l'edizione italiana, e tu di scrivere l'introduzione, insomma, io di dedicarmi con molta passione, molta attenzione all'editing di tutta la scrittura e a cercare di inquadrarlo nel nostro contesto. Il perché di questo libro è, come dire, presto detto, perché mi rendo conto che se non lo esplicitiamo rischiamo di far passare il messaggio di un'opera fine a se stessa, l'ennesimo libro che, insomma, nella migliore delle ipotesi va ad aggiungersi alle tante possibili bibliografie dei professionisti. No, questo libro nasce con un'intenzione, come dire, molto chiara, che è quella di non soltanto colmare un vuoto nella bibliografia, perché, come stiamo dicendo dall'inizio di questo incontro, non esiste altro in Italia in questo campo, ma con l'intenzione ancora più, come dire, secondo noi strategica, necessaria, di avviare un lavoro in questo campo, cioè di avviare una discussione, di mettere a disposizione degli operatori del settore un testo, un ragionamento, un'ipotesi, un paradigma che ci consenta di cominciare a mettere a tema questa questione, affinché appunto emergano per esempio delle esperienze in questo campo, nel senso che noi, il fatto che non esista nulla di pubblicato in Italia e il fatto che non esistano statistiche ufficiali di questo tipo non significa assolutamente che gli operatori del settore non abbiano mai incontrato problematiche di questo tipo. Voglio dire, a me è successo tante volte, a Maurizio è successo tante volte, è successo a tantissimi di noi tante volte. Certo, verosimilmente è mancato a tutti quanti, è mancata una casella nella quale inserire questo fenomeno, e, come è normale che succeda, questo fenomeno, che non è agganciabile ad altre patologie conclamate, in qualche modo apre, come dire, delle fessure di sgomento, di inspiegabilità. E allora l'ipotesi è che questo libro possa coagulare le esperienze che sono già state realizzate. L'auspicio è che molti professionisti possano riconoscersi nel lavoro che è stato fatto dai loro colleghi spagnoli, possano riconoscere la fenomenologia, il quadro clinico dei casi che qui vengono presentati, accostandoli a casi di cui si sono occupati, per partire non dal vuoto dell'inesistente, ma per partire dal pieno delle cose che già sono state realizzate, e su queste creare un confronto, creare dei percorsi. Creare un'esperienza italiana, no? Creare un'esperienza italiana che non può che partire da un confronto tra le persone che lavorano in questo campo e che vogliono provare a consolidare, diciamo, una pratica, ovviamente a partire dal proprio punto di vista. Non dimentichiamo, abbiamo precisato sin dall'inizio, che Euscarri e Roberto Pereira, tutti i suoi collaboratori, sono un centro di terapia familiare che affronta questa questione con una, diciamo, lente di lettura della realtà che è tipica della terapia sistemico, dell'approccio sistemico relazionale. Ma ovviamente questo è forse, come dire, la prima cosa che viene in mente, considerato il tipo di problematica, ma questo ovviamente non esclude che altri professionisti che leggono i fenomeni, la realtà, con una lente accostabile, integrabile, giustapponibile, ma diversa,
possano portare un contributo assolutamente fondamentale. Io citavo prima gli assistenti sociali, gli educatori, giudici onorari dei tribunali per i minori. Serve un ragionamento a 360 gradi olistico che dia ragione anche della complessità di questo fenomeno. Non so cosa ne pensi, Maurizio. Certo, credo che si possa intanto valutare l'esistenza del fenomeno in Italia. Tuttavia, se in un paese vicino e simile al nostro si è scoperto tanto, non si vede perché il paese nostro non sia, sia simile. Cioè, nel paese nostro esistono solo le famiglie del Mulino Bianco, giusto per fare uno scherzo molto noto che faccio sempre con Roberto Pereira. Lui ha tardato molto a capire questa cosa del Mulino Bianco, gliel'ho spiegato, una famiglia felice, perfetta, in cui tutti sono soddisfatti, tutti sorridono. In realtà la famiglia in cui c'è la violenza filoparentale è un inferno, no? E ci dovrebbero essere in questo caso queste famiglie. Nella mia esperienza, io ne ho avute due di questi casi, sono venuti spontaneamente, tutte e due figli di adolescenti, con figli adolescenti intorno ai 16 anni, e una in particolare è stata molti anni fa un vero e proprio shock per me dal punto di vista di chi interviene. Però tuttavia, ecco, se esiste questo fenomeno, dobbiamo forse, diciamo, capirlo assieme a categorie differenti. Intanto metterei a punto i tribunali, perché è un punto in cui naturalmente arrivano quando sono proprio alla frutta queste situazioni. Poi metterei i servizi sociali, che sono certamente un altro dei punti in cui potrebbe essere facile trovare questi tipi di casi. Poi metterei i servizi pubblici con le loro criticità. Apro parentesi, se c'è un fatto che è molto chiaro in tutta la vicenda del Covid e della risposta sanitaria, è certo che ci sono stati delle grandi tragedie soprattutto negli ospedali, ma se è chiaro una cosa è che tutta questa vicenda ci ha mostrato la debolezza voluta da un punto di vista del decisore politico, voluta non per creare problemi, ma insomma, questa idea dei servizi territoriali. Quei servizi territoriali che esistono dovrebbero essere inclusi in questo processo di discussione. E infine tutte quelle realtà che si occupano di adolescenza o di famiglie. Io vedo qui una domanda che ci pone Michela Nacca e che dice, lo leggo direttamente, la violenza in quanto tale esiste in quanto uno sbilanciamento di potere tra due parti. In epoca preadolescenziale o adolescenziale un giovane ragazzo è totalmente dipendente dal genitore economicamente e psicologicamente. Punto di domanda. Ecco, Michela, nell'esperienza che io ho fatto e che ho visto e che riportano i colleghi in questo libro, è esattamente il contrario. La dipendenza, quasi sempre, è del genitore verso il figlio. Per esempio un genitore solo che ha sofferto molto l'essere tale e che quindi si è impadronito, potremmo dire, ha fatto una grande fusione con il figlio o con la figlia. Qui un problema di genere non esistono, né da una parte né dall'altra, da parte dei figli e da parte dei genitori. Però ecco, in questo senso, quello che rende difficile l'evoluzione di tutta la famiglia, del figlio verso l'età adulta, dei genitori verso l'età che gli corrisponde, è spesso la prigione che il genitore, che il figlio mette al genitore. Curiosamente, attraverso la violenza, una violenza che si può capire perché il figlio e la figlia violenti sono
dei soggetti che non riescono a trovare la strada ad un certo punto di indipendizzarsi, e a questo punto la violenza è una modalità che funziona anche in certi modi, in certi momenti, no? Quindi direi che è anche il contrario. Poi purtroppo c'è una seconda domanda o una seconda affermazione che si è troncata. Sì, è troncata, non si riesce. Però io credo, questo è molto importante, la domanda è stata molto utile perché ti ha consentito di precisare questa cosa. Io ricordo quello che hai detto qualche minuto fa, ed è che pur senza voler circoscrivere gli stimoli, gli spunti del libro in un'unica, diciamo, risposta, soluzione confezionata, perché questo, come dire, significherebbe negare la complessità del fenomeno, e quindi facendo molta attenzione ad evitare ogni forma di riduzionismo interpretativo del fenomeno, tu però prima hai detto una cosa molto importante, ed è che il libro mette spesso in guardia gli operatori, i colleghi spagnoli, i vostri colleghi spagnoli, mettono spesso in guardia dal rischio di confondere i carnefici e attirano l'attenzione del lettore sul fatto che il lavoro con le famiglie spesso ha svelato, come dire, delle morfologie inaspettate, cioè appunto il fatto che in alcuni casi la violenza era l'unica forma di resistenza possibile, come dire, l'unico modo per conquistarsi degli spazi, come dire, di agibilità esistenziale. Io a questo proposito faccio presente che un tema che taglia, attraversa trasversalmente quasi tutti i casi che vengono presentati in questo libro, che a me sembra essere, come dire, dal mio punto di vista, che è il punto di vista di, come dire, un aspirante antropologo che si occupa di morfologie familiari, il tema che a me ha suggestionato molto, che è un tema che poi non a caso, perché poi ognuno guarda ovviamente le cose a partire dalle sue mappe, è un tema che non a caso, diciamo, io sto utilizzando molto nelle mie supervisioni, nella formazione, è il tema della distanza. C'è questo comune denominatore, quasi, diciamo, comune, persistente denominatore dei casi presentati, per cui in queste famiglie, come da un certo punto, appare evidente l'assenza di uno spazio di vivibilità, è come se a un certo punto pare evidente che sia in termini di spazio che di tempo viene a mancare l'agibilità dell'esistenza delle persone. Noi leggiamo storie e ci vengono, come dire, esposte, rappresentate delle situazioni che anche visivamente esprimono questa fatica. A me adesso viene in mente, per esempio, il caso di una madre sola che torna a vivere dai suoi genitori portando con sé il suo figlio quasi adolescente, preadolescente, che deve dormire nella stanza con lei, e questa madre che, diciamo, viene presentata, si descrive anche come molto impegnata nel, come dire, manifestare la propria femminilità, anche con questo figlio, diciamo, preadolescente. Figlio preadolescente che è chiaro, evidentemente, insomma, è come se, diciamo, con la violenza potente che agisce, insomma, stesse cercando, insomma, di poter respirare in qualche modo. Quindi questo lo dico perché quando giustamente ci si chiede dove sta, diciamo, la dipendenza, dove sta la reazione alla dipendenza, si tocca un vulnus molto importante del fenomeno. Ribadisco. Però, perché è una questione che ritengo veramente importante e vitale, senza fare l'errore di andare alla ricerca del concetto prêt-à-porter, cioè della definizione onnicomprensiva che ci serve per ridurre la complessità del problema e, come dire, prêt-à-porter nel senso passepartout, poterlo utilizzare per qualunque caso. Beh, insomma, sai il francese perfettamente. Dico, sai il francese perfettamente, prêt-à-porter. Queste due parole, prêt-à-porter. Ho capito. Passepartout. Un po' come mi capita col tedesco. Cerco di darle in tutte le conferenze. Certo. In tutte le... Sì. Adesso poi dopo farò sfoggio, casomai, in un'altra volta, delle mie due
frasi in tedesco. Dico una cosa e poi dopo mi piacerebbe rispondere di nuovo a Michela Nacca, a Anna Paola La Catena, che Michela ha precisato ulteriormente la sua domanda, la sua considerazione. Michela, proprio, allora, la prima cosa che dico è che lavorare con la famiglia significa, con le famiglie significa apprendere duramente a non essere di parte, o essere di parte con una forma che a quei tempi Boscolo e Cecchini dicevano essere una specie di neutralità, e hanno detto non neutralità sui temi, perché per la violenza è sempre la violenza, non neutralità in termini delle persone, ma una neutralità complessiva, per cui si impara, ripeto, duramente durante la formazione, a pensare che se io vado più verso l'affettuosa presa in carico di un figlio o di un genitore, dopo devo controbilanciare e debba avere nella testa questa questione. Quindi è un problema molto serio di formazione, di aggiornamento. Anna Paola ricorda una frase del Garbo Re che dice: chi educa gli educatori? Effettivamente qui è il caso di dire che lavorare con le famiglie costa in termini di tempo e di energie una grande quantità di energie. Io qui mi permetto di intervenire su questa soggettiva affermazione di Anna Paola La Catena per dire che in questa situazione specifica a me viene in mente questa situazione specifica della violenza figlio-parentale e dei casi che noi abbiamo studiato dovendo lavorare a questo libro, a me viene in mente un paradigma, una suggestione che ha caratterizzato anche la mia formazione una trentina d'anni fa, 25-30 anni fa, che mi sembra molto pertinente in questo caso. Il tema non era tanto quello moreniano di chi educa gli educatori, il tema era chi educa chi, cioè in una relazione data alcuni ruoli vengono ascritti in forma di status dai quali discende un'attribuzione, come dire, direi apodittica e scontata, quindi si dà per scontato che in una relazione genitori-figli questa verticalità siano i genitori che educano. E io ricordo di aver fatto a quei tempi un lungo percorso insieme anche a molte famiglie, io lo facevo anche soprattutto come giovane genitore, come persona, oltre che come professionista, e il tema era chi educa chi. Cioè noi veramente pensiamo che in una relazione, nella verticalità di una relazione tra genitori e figli, il flusso educativo, il compito educativo sia unidirezionale, ma chiunque abbia un minimo, come dire, di capacità autoriflessiva rispetto alla propria esperienza non può che essere d'accordo sul fatto che un genitore dotato di un minimo di onestà intellettuale, di capacità autoriflessiva, impara tantissime cose dai figli. Certamente. Allora, stando proprio in questo, come dire, nel cavò di sapevo anche quest'altra parola in francese. Porca miseria, quasi tutto. Cavò, diciamo, della relazione nella quale si agisce la violenza figlio-parentale, c'è anche probabilmente una dolorosissima, lacerante funzione educativa da parte di chi non te l'aspetti. Cioè c'è un farsi carico della necessità di dare una direzione a questa relazione. E come spesso succede, voi professionisti lo sapete meglio di me, spesso chi si fa carico della croce di indicare una della freccia, di indicare una direzione, è la persona alla quale, come dire, il sistema, il luogo comune non avrebbe mai conferito questo incarico. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché Anna Paola La Catena ha, come dire, sollevato una cosa molto interessante che, insomma, mi è piaciuto rilanciare. Sì, io per ultimo vorrei provare a rispondere all'ultima questione che pone Michela Nacca, proprio per un'ultima questione, ma poi dopo chiederei se è possibile far passare l'invito per sabato,
in modo tale che le persone interessate possano prendere note e se vorranno possano partecipare al webinar. E insomma, Michela dice, in fondo la questione è l'incapacità, capacità, incapacità dei genitori. Allora, io non so che tipo di esperienza lavorativa o di formazione ha lei. Io che lavoro da quando lavoro, proprio in quest'ambito delle famiglie, sono abituato a pensare che quando una famiglia è disfunzionale tutta. Cioè, non solo sono disfunzionali i genitori con le loro funzioni, i genitori che vogliono fare gli amici dei figli, i genitori che sono troppo violenti, i genitori che mettono in mezzo i figli nelle loro separazioni. Questi sono alcuni aspetti che mi vengono in mente delle incapacità o delle difficoltà dei genitori. Ma anche i figli fanno parte di questo sistema e anche i figli sono portatori di criticità comportamentali, emozionali e quindi relazionali che rimbalzano su tutti gli altri. Quindi è un problema che possiamo vederlo solo alla fine in una dimensione di sistema disfunzionale, appunto, in cui emerge questa punta dell'iceberg della violenza intrafamiliare, ma sul libro la violenza genitoriale. Ma nel libro c'è scritto che occorre occuparsi anche, poi lo diremo anche più estesamente sabato, occuparsi anche del portato trigenerazionale della famiglia in questione. Perfetto, io credo che come tempi ci siamo anche andati forse abbastanza lunghi, rischiando di annoiare i nostri interlocutori, che ribadisco, invitiamo al seminario che appunto la regia sta mandando una diapositiva, la diapositiva dell'invito. Noi vi invitiamo a prendere nota di questo appuntamento. Se ritenete che insomma questo incontro, la presentazione di questo libro abbia rivelato tutto l'interesse per questo argomento, noi vi invitiamo a farvi portatori di agitatori culturali, quindi portatori di interesse, di invitare i vostri colleghi, le persone che ritenete possano essere interessate a partecipare al seminario di sabato mattina. Se ritenete che invece la cosa sia stata noiosa, fatevi i fatti vostri, non ditelo a nessuno, perché altrimenti insomma... E soprattutto poi... non ditecelo a noi, perché anche noi abbiamo il nostro condonor, direbbero gli spagnoli, così certo. Si capisce che io... Quindi possiamo salutare, io devo salutare Marilu da Roma che so che ci sta ascoltando, ci tenevo a salutarla, so che anche Maurizio saluta altre persone, ma in realtà insomma mi dicono che c'era parecchia gente collegata. È sempre un piacere fare chiacchiere su queste cose. L'appuntamento quindi a sabato mattina per il seminario alle 11 per il seminario sulla violenza figlio-parentale. Grazie a tutte e a tutti, grazie. E alla prossima volta. Grazie, arrivederci.